È una bellissima occasione per essere sempre a contatto con gli studenti, per infondere loro la passione per la scienza e far toccare con mano, è proprio il caso di dirlo, gli oggetti della scienza, gli oggetti che ritroviamo, e spiegarli è il modo migliore per farli comprendere e per farli appassionare a qualcosa di veramente importante. Perché insegnare lo spazio? Perché fa parte della nostra vita, è il nostro futuro, è incluso nel curriculum delle scuole elementari e delle scuole medie. È per questo che da 18 anni apriamo le porte alle scuole elementari e medie, ma non solo per gli studenti, ma anche ai loro insegnanti, per comunicare la scienza, per comunicare quanti diversi mestieri ci sono per il futuro per i loro studenti. Allora, buongiorno a tutti, siamo qui all'ESRIN, il centro dell'Agenzia Spaziale Europea che si tratta dei ricevimenti dei dati, e vorrei veramente dare un benvenuto a tutti i ragazzi che abbiamo qui delle scuole elementari e anche delle scuole medie. Quello che facciamo oggi o questa settimana è un hands-on training, vuol dire che fanno esperimenti, come si vede molto bene, sono tutti molto impegnati, molto interessati di fare veramente delle belle esperimenti. Quello che abbiamo qui è diversi esperimenti di usare il materiale, fanno le prove dei materiali che esistono, come sono anche usati nei satelliti, nelle razze, e poi anche la teoria come funziona un satellite, come si usa i dati, e poi anche cosa possono fare i dati per l'Italia o per il paese proprio da dove vengono. Allora, un benvenuto ancora dall'Agenzia Spaziale Europea. Quest'anno per gli Open Days abbiamo fatto una bella collaborazione tra l'ufficio di educazione e l'ufficio di comunicazioni, e quello che abbiamo fatto, abbiamo centrato tutto sull'osservazione della Terra, visto che siamo al centro dell'osservazione della Terra dell'ESA, e abbiamo portato 6 laboratori ai ragazzi, 3 nella Beagle e 3 qui. Questo qui sono i Lego Rovers, quindi i bambini imparano a programmare per capire come si fa ad esplorare i pianeti nel nostro sistema solare. L'occasione degli Open Days è veramente importante per i ragazzi, perché così possiamo fargli conoscere un modo nuovo di vedere quelle che sono le attività di ricerca fatte in Italia e in Europa, capire cosa serve un lanciatore, mettere in orbita satelliti, che cosa ci facciamo con questi satelliti. Osserviamo la Terra soprattutto qui all'Agenzia Spaziale Europea e in particolare qui in ESRI, a Frascati. Le attività che abbiamo fatto oggi, la cosa ci è piaciuta di più, credo anche per lei, è il rover. Quindi
In questi giorni qui all'ESA, in Esdrin, loro mettono mano a delle cose che a scuola non riescono a fare praticamente e quindi si divertono, imparano e magari in futuro saranno loro a rifare questa attività con altri ragazzi.